Il mio giaciglio di te
esulta di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre. Benedica Israele, Signore,
Questa è la gloria.
Dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza. Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Per dare al suo popolo la conoscenza della
la bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dividere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. L'amore di Cristo ha mandato alla Chiesa evangelisti e maestri della fede, per il servizio della parola. Alleluia. Lode e gloria a Cristo, vincitore della morte, che nel Vangelo ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. A Lui la preghiera. Rafforza la nostra fede nella Tua parola, oh Signore. Tu che illumini il mondo con il Vangelo, rendici fedeli al Tuo insegnamento. Hai ordinato ai Tuoi apostoli di predicare il Vangelo a tutte le genti. Fa sorgere numerosi e santi evangelizzatori. Hai affidato alla Chiesa il compito di trasmettere quanto hai detto e fatto. Donaci di custodire diligentemente la tradizione apostolica. Hai voluto che il Regno dei Cieli fosse un lievito di salvezza per tutto il genere umano. Suscita in noi lo spirito missionario dei Tuoi primi discepoli. Preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione apostolica, fa che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della vita e della pace, Padre di tutti, Tu hai progetti di pace e non di afflizione, condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il Tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la madre di Gesù, ancora ti supplichiamo.
Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.